Buongiorno. Buongiorno, sesto giorno qui in Sardegna. Oggi siamo a Stintino. Nei giorni passati siamo partiti da Olbia. Abbiamo fatto il giro della Sardegna in senso orario. Abbiamo visitato prima tappa, poi siamo stati a Cagliari una notte, poi siamo saliti verso Alghero e ora siamo qui a Stintino. Il programma del giorno prevede mare, andiamo a visitare la spiaggia della Pelosa. Ci vediamo tra pochi minuti, dato che siamo all'incirca a 2-3 km da questa bellissima spiaggia che non vediamo l'ora di visitare. Finalmente al mare! Eccoci qua, la spiaggia della Pelosa, una delle più belle d'Italia. Allora, per entrare bisogna essere muniti di braccialetto che ha un costo al giorno di 3,50 euro. Noi abbiamo già acquistato 3 braccialetti, dato che staremo per i prossimi 3 giorni qui. C'è la possibilità di noleggiare lettini e ombrellone. A settembre il costo è di 30 euro. Mare spettacolare, non a caso questa è una delle spiagge più belle d'Italia. Quindi è giunta l'ora per noi di farci un bel bagno in questo mare paradisiaco. Torniamo a casa. Buongiorno, benvenuti da Stintino. Qui siamo alla Pelosa anche stamattina. Sono le 7:30. Ci siamo svegliati alle 6, ovviamente per venire a fare le foto qui alla Pelosa. Abbiamo sfruttato quel bel isolotto che si crea sempre ogni giorno. E ora ci facciamo un bel bagno, anche perché alle 8 ci scade il parcheggio, che è praticamente gratuito fino alle 8, quindi abbiamo una decina di minuti, un quarto d'ora per goderci questo bellissimo mare e poi torneremo qui durante la giornata. Faremo colazione prima, siamo venuti qua senza fare colazione, attenzione. Dopo aver fatto una ricca e sana colazione, sana, più ricca direi. Più ricca che sana. Esatto. Ora siamo pronti, prontissimi a ritornare in spiaggia. Ecco la solita salitella, perché noi lasciamo la macchina in un parcheggio che abbiamo trovato. Lo reputiamo abbastanza ottimo perché, prima di tutto, è gratuito. Poi, seconda cosa, non è tanto lontano, sono solo circa 500 metri dalla spiaggia. Anche perché se uno arriva in spiaggia a quest'ora, sarà intorno mezzogiorno circa. Che ora esattamente? 1:20. 12:20. È veramente difficile trovare posto sulle strisce blu che ci sono lì, quindi toccherebbe comunque salire per tutta la strada in salita e quindi fare comunque lo stesso quantitativo di metri pagando, tra l'altro. Abbiamo finito questa salita, inizia la discesa verso la spiaggia e guardate che spettacolo l'acqua. Ora ritiro braccialetti e poi tutti in spiaggia. Siamo appena arrivati sull'isolotto con la torre di Stintino. L'audio è ovviamente quello nativo della GoPro, quello originale, perché abbiamo dovuto staccare il microfono perché la strada è stata alquanto complessa, perché durante il percorso, cioè questa zona qui, c'erano tantissimi ricci e quindi è stato abbastanza complicato. Arrivati alle pendici del Monte Fato, c'è un po' di vento che sicuramente si sentirà. Buongiorno. Buongiorno,
Stiamo andando via qui da Stintino dopo aver trascorso tre bei, bellissimi giorni qui di mare stupendo a Stintino, uno dei più bei mari che abbiamo mai visto. Forse anche meglio di Varadero a Cuba. Ora dove stiamo andando? Ora andiamo a Castelsarno, facciamo qualche fotino. Facciamo una pausa perché abbiamo la nostra ultima destinazione è la Maddalena e per arrivarci dobbiamo prendere un traghetto da Palau, quindi ci metteremo all'incirca 2 ore per arrivare a Palau e 1 ora per arrivare a Castelsardo. Ci vediamo a Castelsardo. Eccoci appena arrivati a Castelsardo, in questo borgo coloratissimo come Bosa. Abbiamo deciso di raggiungere il castello di Castelsardo. L'ha deciso Frida, che secondo me tra 5 minuti neanche si pentirà di questa scelta. Perché? Sei sicura? Sì. Ok, va bene. Procediamo. Per fortuna c'è un po' di venticello oggi, fresco, perché sono comunque luna e il sole batte abbastanza forte. Quindi zaino in spalla, inizia la salita. Iniziata la salita. Siamo arrivati. Siamo all'interno del castello. Il biglietto per l'ingresso costa 5 euro a persona ed è diviso da una parte museale, in cui siamo all'interno, e da una parte panoramica, che vedremo tra poco. Queste sono le mura di cinta del castello e ora ci godiamo un bel panorama di Castelsardo. Stiamo tornando alla macchina, ora ci aspetta una bella discesa. Pronti a ripartire, destinazione Palau. Appena arrivati a Palau, ho fatto il biglietto con Delcomar, pagato andata e ritorno 42,80 macchina e 2 persone. Ora quello dovrebbe essere il nostro traghetto che ci dovrebbe portare alla Maddalena. Abbiamo lasciato la nostra macchina lì. E quella dovrebbe essere la Maddalena. La durata del viaggio è di circa 20 minuti, quindi ci attende un bel viaggetto abbastanza corto. Che dici, torniamo in macchina tra poco? Ho freddo. E questa è la nostra camera per le prossime 5 notti.